celebrare il francese, lavorare in francese, e dopo, per studiare il francese, ci obbligano al lavoro lingua. Invece dobbiamo stasera celebrare in italiano, perché ho avuto un'ispirazione, che Sua Altezza Reale già meno durata, conosce bene l'italiano. Dopo 200 anni che sta con noi a Pizzo, conosce bene l'italiano. Voi pensate, entrate un po' in questo ordine di idee, da 193 anni, sia pure le spoglie mortali, anche lo spirito di Gioacchino, e qui, in questa bella chiesa madre, questo luogo, anche parrocchia, che raccoglie tutte le luci, le ombre, le sofferenze di questa città, e Gioacchino con tutto questo patrimonio, voi pensate che facciamo male o facciamo bene a considerare Sua Altezza Reale Gioacchino Durano? Pizzitano pure lui. E se uno diventa indigeno dopo 193 anni, quando diventerà? E quindi con questi pensieri ho detto, stasera celebreremo in italiano. Anche perché sono al mondo che ci obbligava a parlare francese, ma l'italiano non va bene, perché quando eravamo seduti con Sua Altezza a cena, lo cambiava l'italiano. E allora abituiamoci a questa bella iniziativa che prendo, voi sapete già bene con quale spirito di paesanità. Ormai siamo europei e Gioacchino chissà se queste orizzonti li prevedeva e li voleva. La messa di questa sera è il suffragio ed è intitolata per la pace e la giustizia del mondo, là di dove in questo momento vivrà. Sicuramente sarà d'accordo su questo libro. Per essere in pensieri e parole e opere,
ricordato così. Bene, penso che siamo in prima linea noi per onorare il ricordo di Reggio Emilia in questo luogo sacro, in questo tempio espiatorio. E dicendo espiatorio, lo dico per il re, lo dico per ciascuno di noi, per il popolo nostro, lo dico anche per la storia, che sicuramente da tempi in poi avessimo le spoglie mutate, e ci teniamo a dirlo che le abbiamo, e ci prepariamo anche a onorarle come se lo merita, cosa che ancora non esiste. Quindi si nella botola di Reggio Aquino, ma speriamo di vedere qualcosa di più. Di più bello e di più dignitoso. E questo non è il storia di evento, dietro la funzione di questo giovane fratello, perché ce la somigliamo anche fisicamente, ci dice la gente, no? Siamo per la stanza della psicologia, ma anche perché abbiamo una sonanza di intendimenti. Chi da stasera, come ogni anno, quando arriva il 13 di ottobre, mi dà l'occasione di agganciarmi al perché ha voluto mettere in evidenza e in onore questo ottobre di San Giorgio. E la messa che celebro stasera, perché oggi, domani, dopodomani, lunedì, di
peccato a te. Suscita nel mondo uomini santi che possono prendersi cura dei popoli in difficoltà e portare il tuo nome per il luogo. La lettera. Ti offriamo, Signore, prima a te, Signore, la lettera del Re Gioacchino Murato, scritta dalla sua famiglia dopo prima di morire. Ooh.
alto i nostri cuori. Thank you.
lettera che Gioacchino mandò a Carlo. Venite santi di Dio e accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima, vi accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso, accogliete la sua anima presentata nel trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donagli, Signore, e splenda lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima presentata dal trono dell'Altissimo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti raccomandiamo, Signore, l'anima fedele del nostro fratello Gioacchino, perché lasciato questo mondo viva in te. Nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità umana e concedigli
il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Mesuet, le più cordiale. A voi, e tu ragion di parte. Lo dico ad alta voce, ogni anno, qui da noi in Italia, si va dove si va, al cimitero, alla tomba, abbiamo una devozione noi. Ogni anno qui lui aspetta, aspetta. Noi ci siamo, voi ci dovete essere, vero? Ogni anno lui aspetta. Perché ormai è diventato pizzicato, nostro conterraneo. E noi lo sentiamo così. E quando vediamo voi, no? Ci siamo un po' abituati, quasi quasi. Siete entrati nei nostri occhi ormai, eh? Va bene? Speriamo. Tanti saluti di nuovo adesso. Cugini. Allora. Avremmo questo di parlare. Molto importante. È importante.